Adesso passiamo a un tema che diciamo così, è una definizione molto usata, molto forse anche un po' abusata da chi fa il nostro mestiere, ma e anche forse dalle persone, insomma. Enrico Cancila, che è responsabile, adesso magari mi sbaglio, ma settore politica, economica e ambiente di Arter, giusto? Sì, ci ho preso, perfetto. Ci parla un po' del greenwashing, no? Che è forse il primo, come dire, la prima sentinella, insomma, il primo campanello d'allarme che abbiamo cominciato a sentire quando si è cominciato a dire appunto che l'ambiente ha dei, insomma, che l'uomo, diciamo, ha creato qualche problemino all'ambiente in cui vive, che insomma evidentemente non era solo un problemino, e col tempo insomma si è cominciato a dire però questa qui è un'attività solo, diciamo, promozionale, è un modo solo per fare marketing, è un modo, cioè, tante imprese, ma anche non solo imprese, anche istituzioni, insomma, che hanno fatto greenwashing oppure che viene ritenuto facciano greenwashing. Allora Enrico ci dà una mano a, insomma, entrare un po' meglio in questo tema. Grazie, io mi alzo perché ho le slide. Prima di intervenire, siccome il mio intervento è un po' meno emozionale del collega precedente che giustamente ha toccato delle corde importanti, parto con un video che almeno questo è emozionale invece. Ci sono cose che già sappiamo. Sappiamo che il clima sta cambiando e il cambiamento colpisce tutti, anche l'industria. Ci sono cose che già vediamo. Vediamo piogge torrenziali, vediamo siccità, gelo, trombe d'aria dove non ci sono mai state. E poi ci sono le cose che possiamo fare. Possiamo usare l'ingegno per progettare ed attrezzarci per affrontare il cambiamento. Ogni azienda può adattarsi per continuare a crescere in maniera sostenibile. Basta avere consapevolezza dei rischi e pianificare la strategia giusta. Il progetto Life Iris aiuta le aziende a creare un piano di adattamento con azioni concrete da attuare a breve, medio e lungo termine. Perché di una cosa siamo sicuri, è ora di agire. Life Iris, per un'industria resiliente al cambiamento climatico. Ecco, adesso possiamo partire con la presentazione. Questa che vi ho fatto vedere è un video che abbiamo fatto dentro un progetto Life ed è una comunicazione facile, cioè easy win. Facciamo vedere cosa fanno le aziende, facciamo vedere che c'è un percorso contro i cambiamenti climatici e quindi per tutti è un percorso facile da comunicare. Purtroppo la comunicazione ambientale è ben altro e nel mio intervento cercherò di toccare questo ben altro. Mi presento, sono Enrico Cancila di Arter, è una nuova società per modo di dire, nel senso che nasce dalla fusione di Ervet, che è l'agenzia di sviluppo della regione Emilia Romagna, e Aster, che come sapete gestiva i tecnopoli della regione. Questa nuova società, vedete, ha quel logo, ha come acronimo attrattività, ricerca e territorio. Agiamo in Emilia-Romagna esclusivamente, praticamente per conto della regione, ma abbiamo anche fra i nostri partner tutte le università. Non esiste una sola comunicazione, purtroppo. La comunicazione aziendale, che è quella di cui parlerò oggi, però va a stretto filo con altri tipi di comunicazione, la comunicazione dell'ambiente in senso stretto, le iniziative sul territorio. Queste, come sapete, sono molto difficili da comunicare. L'ambiente in senso stretto, quante volte vi ha toccato negli ultimi tempi? Molto spesso. Il fiume che esonda, la tromba d'aria. Come riuscire a dare una comunicazione di qualcosa che magari non sia catastrofico ma costruttivo? Molto difficile. Iniziative sul territorio, i comportamenti ecosostenibili, le migliori pratiche. Ecco, questa parte forse è quella che ci trova meno in difficoltà, no? Andiamo a vedere quel bar che non utilizza plastica, andiamo a vedere magari quella scuola che fa un'iniziativa di educazione ambientale.
però attenzione, le migliori pratiche non sempre sono la soluzione. La soluzione sui problemi ambientali molto spesso è trade-off, scambio, scelte. E le scelte non sono semplici da fare. Infatti le difficoltà che probabilmente voi tutti i giorni incontrate sono sulla difficoltà scientifica di comunicare i cambiamenti climatici. Ogni volta che qualcuno vi dice che i cambiamenti climatici sono certi, si alza qualcuno che dice non è così vero, quella serie storica non è abbastanza lunga, forse non è così. E allora cosa dobbiamo comunicare? La voce fuori dal coro o invece una comunità scientifica di 1000 scienziati, no forse 1000 sono pochi, di tutta la comunità scientifica che dice che invece che i cambiamenti climatici sono realtà. Forse bisognerebbe avere anche la responsabilità, quando si dà la parola a persone fuori dal coro, di dare anche il contraltare di quello che dice la comunità scientifica. Forse bisognerebbe anche controllare l'ultimo dei punti che vi ho elencato, cioè l'attendibilità delle fonti. Questo è fondamentale e nel caso dell'ambiente non è banale. Non esistono fonti attendibili di per sé, esistono una miriade di possibilità a cui avete accesso tramite internet, da cui è difficile sempre districarsi per capire dove c'è un'informazione corretta, meno corretta e addirittura fake. Io sto vedendo molto spesso, conoscendo bene l'argomento, tante discussioni che nascono da notizie non vere, false, completamente fuori da ogni fondamento, semplicemente perché qualcuno ha dato un'opinione. Viene ripreso soprattutto da blog o siti esteri, nel momento in cui vengono importati in Italia, siccome li prendiamo le informazioni dall'estero, diventano quasi vere, senza un approfondimento delle fonti. Sull'ambiente questo diventa poi devastante perché gira un circolo negativo di informazioni e rende difficili le scelte. Scelte che devono essere indubbiamente, come diceva prima il relatore, fatte dalla politica, anche Bovini lo diceva bene, però sono scelte che alla fine arrivano su questo territorio e su questo territorio arrivano in maniera forte. Adattamento ai cambiamenti climatici. Può voler dire costruire, per esempio, muri alti 10 metri vicino alla riva di un fiume, ma se voi avete la casa lì di fianco, magari questa scelta non vi piace. O addirittura potrebbero venirvi a dire, tu che hai la casa di fianco al fiume, adesso te ne vai, perché questa è una zona esondabile, secondo l'ultima piantina che abbiamo costruito, e quindi bisogna che ti traslochiamo da un'altra parte. Queste sono scelte che ovviamente non sono facili, sono scelte che però vanno in una visione di un futuro dove l'ambiente cambierà. Parlava prima migranti, lo sapete quanti sono previsti dalla Banca Mondiale i profughi climatici, così vengono definiti? La Banca Mondiale dà una stima che spero sbagliata assolutamente, al 2050 143 milioni. Doppio dell'Italia e il 20%, 30% della popolazione europea. Se questo fosse vero, sarebbe veramente una cosa da gestire in una maniera in cui si facciano delle scelte, anche forse in alcuni casi dolorose. L'effetto NIMBY è ovviamente quello che sapete, not in my backyard, quindi parliamoci sempre delle cose che fanno gli altri, ma quando veniamo invece a una cosa che si fa qua di fianco, no, quell'impianto a biomasse non voglio che sia fatto di fianco a 100 metri da casa mia, perché puzza, però magari quell'impianto a biomasse oppure quell'impianto che fa compostaggio serve nel ciclo di rifiuti avere una gestione corretta. E allora che cosa accettiamo? Accettiamo il trade-off dell'odore dell'impianto di compostaggio oppure accettiamo... Oppure protestiamo perché è vicino a casa nostra, oppure diciamo che l'impianto di compostaggio non è giusto perché andrebbe invece fatto che cosa? È molto difficile, non c'è mai una soluzione unica, non è mai il giusto e lo sbagliato, sono sempre gradazioni di grigio che ci toccano più o meno a seconda di quanto vengono vicine alla nostra vita. E diceva bene Bovini all'inizio, si tratta di cambiamenti di stili di vita, sulla mobilità eclatante. Io
partendo da Bologna ci ho messo 35 minuti a arrivare alle porte di Modena e 35 minuti a arrivare a fare 7 chilometri su una via che evidentemente era nata tantissimi anni fa da Modena Sud a portare in centro e che non è adatta a questo flusso di traffico. Ma se a tutti voi avessi chiesto di venire in autobus, l'avreste fatto tutti o alcuni avrebbero detto no, io ho fretta, devo andare a prendere mio figlio, devo andare dopo a fare spesa, devo andare, anch'io sono venuto in macchina, quindi sono il primo che ha fallito, però è una questione di scelte, una questione che se qualcuno al comune dicesse chiudo le porte della città come hanno fatto a Londra e vi faccio pagare 10 euro, secondo me quel sindaco lì forse, scusate, quel sindaco lì forse non verrebbe rieletto, no? Questo solo per farvi pensare, ovviamente, non c'è una soluzione che io oggi vi posso dare, però vi posso dare una visione di una piccola parte, che è quella della comunicazione d'impresa. Per questo vi ho fatto vedere il video. Nella comunicazione d'impresa esistono alcune definizioni, alcune cose che sono andate avanti e fanno capire molto bene su come distinguere la sostenibilità da ciò che invece è, come mi introduceva prima, il greenwashing. Vedete, questa è una indagine che abbiamo fatto come agenzia, la ripartizione delle aziende green tra le province. Perché ve la faccio vedere? Perché anche questo dovrebbe porre a voi giornalisti una domanda. Qual è la domanda che vi viene spontanea? Come mai a Bologna ce ne sono di più? No. Ma cosa vuol dire sto green? Ma che cosa ci stai raccontando? Qual è il racconto che c'è dietro questo osservatorio? L'osservatorio green era un nostro osservatorio, quindi ovviamente è attendibile, andateci, ci sono solo cose attendibili lì. Però il racconto è un racconto che deve essere credibile, trasparente. Voi dovete essere sempre in grado di capire dietro le parole sostenibilità, green, che cosa c'è. Allora, non vi racconto come le abbiamo rilevate, sappiate che c'è una metodologia dietro, però volevo arrivare al dunque di queste parole anche abusate, persino dalla Commissione Europea, che usa zero ovunque, zero waste, toward a zero economy, a zero waste economy. Zero è una parola che tende al populismo, zero non esiste, se noi facciamo una cosa non è già più zero. E quindi bisogna stare molto attenti. Come dicevo prima, c'è sempre un movimento che può andare verso il miglioramento delle nostre, però è un miglioramento che si fa per passi, non si passa allo zero, come si diceva, facilmente. E greenwashing, vedete, è una parola che viene da green e whitewashing, che è un'attività fatta per nascondere fatti spiacevoli. Cioè quando un'azienda, in sostanza, parliamo di questo, cioè di comunicazione d'impresa, tende a agire con uno di questi azioni, o con un trade-off nascosto, cioè suggerisce che un prodotto è verde, però in realtà comunica solo pochi attributi di questo prodotto, quelli che le fa comodo, si chiama cherry picking in inglese, prendere solo la parte dolce, no? Ma però non comunica gli altri, oppure comunica un dato su quale non ha dati effettivi, non ha verificato l'attendibilità del dato, o addirittura comunica, però non è sempre così, perché molte volte può esserci banalmente un problema di conoscenza, in altri casi ci può essere anche addirittura il fatto che comunica apposta cose false per avere una nicchia di mercato. Non è, credo, il caso più attendibile, anzi molto spesso è una mancanza di conoscenza nelle aziende che fa in modo che magari una cosa che hanno fatto venga pubblicizzata senza tener conto di altri fattori. Quindi diciamo che questo qui è un fatto che ormai nell'epoca di internet si riscontra sempre meno, in quanto le aziende tengono molto ovviamente alla loro reputation e quindi cercano di evitare in assoluto di dare informazioni che già sanno essere false. E ciò che si può fare è andare a capire in che modo un'informazione che l'azienda ti dà è veritiera. Anche qui la soluzione non c'è. Perché? Perché uno dei modi più semplici attraverso i quali noi possiamo stabilire che un'azienda ci dà un'informazione è quella in cui una parte terza ha validato quell'informazione, ovvero una certificazione ambientale. Noi tecnici,
io per primo, che è 20 anni ormai che lavoro su questi temi, non siamo riusciti in 20 anni a dare un sistema di certificazioni che sia semplice. Ci sono nel mondo 340 certificazioni ambientali. Queste sono solo alcune, se ne avessi messo 340 a loghi avrei riempito la slide. E quindi purtroppo c'è un lavoro da parte vostra anche di comprensione quando vedete un logo, quando vedete una certificazione legata a un'azienda, di che cosa c'è dietro quella certificazione. Ci devono essere degli aspetti assolutamente chiari che corrispondono almeno a questi tre criteri. Quando un marchio che mi è stato proposto è credibile, quando un marchio è veramente riconosciuto e come posso evitare il fatto di evitare il greenwashing? Allora, iniziamo dal primo. Quando un marchio è credibile? Un marchio è credibile nel momento in cui l'ente che lo rilascia è credibile. Quindi dobbiamo andare a valutare per prima cosa quel marchietto da chi è rilasciato. È una società pubblica? È un'istituzione? È un soggetto privato? Esistono marchi fatti dalle stesse aziende. Possono essere credibili? Certo che lo possono essere, però a quel punto andiamo allo step 2. Andiamo a vedere se è un marchio rilasciato dall'azienda stessa, che cosa ci ha messo dentro. Sono gli attributi di questo marchio credibili? Quindi diciamo che nel caso in cui ci sia un'istituzione, come può essere la Commissione Europea, che per esempio ha proposto degli schemi come l'Ecolabel o l'EMAS, a quel punto ha una garanzia, la garanzia diciamo istituzionale, di verifica. Nel momento in cui invece ci siano delle attribuzioni di marchi date da soggetti privati, a quel punto la risposta non è che non è credibile, può esserlo ancora credibile, assolutamente, può essere anche fatto meglio di un logo accreditato dal pubblico, ma dobbiamo entrare nel dettaglio. Quali sono le cose che lo rendono credibile? Quali sono gli attributi? E quindi andare a vedere. Un'altra verifica che potete fare, per esempio, è il numero di aziende che hanno creduto in quello schema. Sono molte, sono moltissime, quindi è già una cosa che prende piede o è l'unica azienda che l'ha fatto? Facciamo l'esempio di Apple. Apple, per esempio, è talmente visibile, ha un brand talmente potente che ha fatto delle politiche di recupero e riciclo dei suoi stessi prodotti autoreferenziate. Però sono meno credibili di quelle di altri? Avete verificato che la logistica inversa, che loro, logistica inversa si intende il fatto che loro recuperino i loro prodotti e li rimettano nella catena di produzione, non lo facciano? A me invece risulta che lo facciano. Se tu porti un iPhone rotto, loro lo prendono e parti delle schede e del materiale che loro recuperano rientrano nella catena. Questo è il racconto che ci fanno, però non c'è nessuno che lo validi o lo verifichi. Sarebbe un atto da parte di Apple molto sciocco non fare quello che dicono, perché se venisse fuori, nell'epoca di internet, in poco tempo perderebbero molti punti, come è successo per esempio nel mondo delle macchine. Vogliamo citare per esempio il caso, non so, si chiama Dieselgate o una cosa del genere, una sorta. Avevano dichiarato un dato sbagliato, sono stati presi dal governo americano e credo che abbiano fatto una bella figura che gli ha portato via tante tante vendite e tanti soldi. Quindi il rischio di immagine è enorme. Ci sono anche casi legati al sociale. Sapete quanti anni ci ha messo Nike a cambiare la propria immagine dopo che erano apparse comunque voci e anche qualche foto forse del lavoro minorile a cui facevano fare i loro prodotti nelle zone asiatiche? Quindi in questo caso è stato una penalità per loro non indifferente che ci hanno messo anni per smaltire. E, questo non si vede, vabbè, dopo, adesso ve la spiego. Quindi noi abbiamo una situazione in cui le aziende possono ottenere un logo, una certificazione,
e rendere quindi credibili delle asserzioni ambientali. Fra l'altro, devo aggiungere che ci viene in aiuto anche l'antitrust, che almeno dal 2010 comincia a guardare tutte le pubblicità delle aziende e le giudica. Ci sono aziende che sono in corso in sanzioni, anche importanti, attorno ai 30.000 euro, per aver fatto greenwashing, cioè aver messo sul loro prodotto delle informazioni che l'antitrust ha ritenuto non attendibili. Adesso non diciamo il nome delle aziende, aziende che producono acqua, ne sono ricadute due o tre, anche importanti, in maniera piuttosto eclatante. Quindi esiste già anche un sistema da parte vostra di verifica. L'antitrust, per esempio, sicuramente è una valida fonte, no? Per vedere se qualcuno e quell'informazione è già stata attendibile. Come ne esistono altre? Una delle fonti sicuramente attendibili è quella delle norme ISO, o ISO se preferite in inglese. Le norme ISO sono degli standard internazionali che garantiscono degli agreement a livello internazionale su quanto è il contenuto della norma. Quindi quando voi vedete una certificazione ai sensi della ISO, ISO 9000, no? La famosa qualità che gira da un po', ISO 14001 è la certificazione ambientale, ISO con un numero certificato è comunque una garanzia che c'è un ente terzo che agisce in un modo uguale in tutti i paesi d'Europa e a livello internazionale in genere. Vabbè, lasciamo perdere il fatto che in ISO ci sono penso 150 paesi che aderiscono alla convenzione, quindi diciamo che non è globale, però è abbastanza diffuso a livello internazionale. Quindi ISO per esempio è una garanzia di avere una certificazione quantomeno con dei requisiti di serietà. Però anche nelle ISO abbiamo diverse tipologie di certificazione, sicuramente fra le diverse tipologie quella validata da un ente terzo può essere quella che ha maggiori requisiti di credibilità. Esistono delle possibilità di autodichiarazione da parte delle aziende, in questo caso l'autodichiarazione è un momento in cui c'è un'asserzione ambientale che viene definita dall'azienda, in cui poi però l'ente terzo va a fare una validazione. Sono sfumature, adesso non abbiamo tempo nei 20 minuti, mezz'ora di presentare tutti gli aspetti della certificazione ambientale, io voglio lasciare solo alcuni messaggi. Il primo messaggio è: non è facile comunicare l'ambiente, perché l'ambiente stesso non ha creato le condizioni di essere semplici, e nemmeno in un mondo di loghi riusciamo a districarci facilmente. Quindi quando ci allarghiamo poi ai cambiamenti climatici o ad altri temi vicini al territorio è un bel problema. Secondo messaggio: ci siamo mossi molto velocemente, però negli ultimi 5-10 anni, lo dimostrava all'inizio bene Bovini sull'agenda 2030, grandi passi avanti, sul tema della comunicazione d'azienda si è andati avanti, anche grazie a una comunicazione globale tramite ormai internet, è molto facile vedere dei claim, delle asserzioni ambientali, c'è un discorso di credibilità sempre più intenso che si sta portando avanti anche tramite le certificazioni. In questo senso la comunicazione aziendale è un po' più facile rispetto a quella che è la comunicazione su cambiamenti climatici, territorio e quant'altro. L'ultimo avvertimento che vi do è: attenzione, quando fate comunicazione e fate giornalismo su quelle che ritenete delle migliori pratiche, cercate di indagare bene se sono veramente delle migliori pratiche, perché ogni tanto si vede dietro queste buone pratiche molta buona volontà sicuramente, ma non granché di innovativo. Invece per noi è molto importante che quello che viene portato avanti siano cose sempre oltre la media di quello che si fa, se vogliamo andare avanti in un percorso di miglioramento continuo e di sostenibilità e di agenda 2030. Grazie. Bene, grazie anche a Enrico Cancila.
Tra l'altro prima abbiamo visto nel video, ma magari dopo ci fai un piccolo, c'è questo, nel video di Life Iris c'era questo esempio di Bonporto che è qui vicino, allora magari insomma... Sì, c'era anche un video, se volete dopo, se abbiamo tempo lo vediamo, è sul sito dell'area di Bonporto, che è una delle due aree che è stata oggetto di sperimentazione nel progetto Life. Nel progetto ha fatto un piano per adattamento ai cambiamenti climatici. Sapete che l'area di Bonporto purtroppo è soggetta a possibili esondazioni e quindi questo progetto ha voluto aumentare la resilienza dell'area e devo dire che è un piano molto ambizioso e che diminuirà sicuramente la possibilità di danni alle aziende inserite in quell'area. Questo lo potete andare a vedere direttamente sul sito Life Iris, c'è un video di 10 minuti senza leggere il documento tecnico che invece è di 50 ed è sicuramente molto meno comunicativo e potrete apprezzare magari le azioni che hanno fatto. Se volete dopo lo possiamo far girare se avete la connessione internet. C'è la connessione internet? Sì. Vabbè, al limite dopo se c'è tempo. Sì, sì, era anche per, insomma, per dare un tema locale, voglio dire, tra l'altro in questi giorni proprio l'area di Bonporto, Bastiglia, insomma è stata Campogagliano, Sogliere, insomma è stata particolarmente attenzionata dal punto di vista dei corsi d'acqua, quindi insomma si parlava anche di questo ed era, mi sembrava giusto fare questo riferimento.